veramente Lulfani. Scalettiamo. Allora, chat, questa settimana... Non so, maledizione al culo, guarda. No, non era qui, tra l'altro. Almanacco, Questo. pazzerello, Senza sente te tutto c'è tutto il il pisello. pisello. Ciuccia il culo, ciuccia il ca... Scaletta rispettabilissima invece. Zitto, Valerio. Lun, mar, mer, Murt, gio, fart. ben. Dai. Voilà, righe concluse. Bello lunedì che è incinta. Fa piacere. Oggi e stasera calcio. Stasera c'è il calcio, sì. Calcio. Domani ancora SnowRunner. Schifo, secondo me lo puoi fare. Martedì. Calcio. Sì, domani c'è il martedì con Valentino, ragazzi, in cui parliamo finalmente del fantacalcio, di come avete costruito le vostre rose e le nostre rose. Durerà un po' meno perché non c'è il mantra quest'anno, però meglio. Ci andava troppo. Sì, Vale c'è, ovvio. Ho aspettato lui apposta. E poi lui ha aspettato me. Vogliamo fare WWE questa Run. settimana? Snow. Poi Tricky Tower l'altra la lascerei settimana prossima. Sì. E io l'avrei fatto anche settimana in realtà, No, come beh, riparatore. facciamo pausa di una settimana. Abbiamo in teoria un sacco di personaggi, e infatti possiamo E provare a allora buttarla metti metà WWE. settimana? Metti Metà settimana. mercoledì WWE. So, potremmo anche rifare il Lethal Company, però devo sempre chiedere a Ashtritz. Non lo so, volevo vedere se c'era qualcosa che stiamo prendendo sotto gamba come Osvaldo Panic. Sicuramente al Fammi vedere se 100%. c'è un upcoming game. No, non di upcoming game, di roba che ci abbiamo installata lì che non abbiamo ancora aperto perché facciamo sempre la stessa roba. Non mi pare. No, c'era Fallujah che lo volevamo provare, magari lo posso chiedere a Karim, però... Quello pare che doveva uscire Io... anche. No, aveva detto che doveva uscire la pagina, la patch nuova a Non novembre, no? c'era Con la nuova un'altra mappa missione. di Humanfall, gli Ezzar? È Mi sa vero che che dopo dobbiamo ne erano uscite recuperare. due. Sì, dobbiamo recuperare le ultime, Io vero? voglio rifare For the King 2. Anche quello, l'avevamo detto che lo rifacevamo. Humanfall così lo chiedo a Corvo. Metti Human Fall Flat. Sì, che dobbiamo recuperare le altre mappe. Ditemi quando che glielo scrivo. Fai domani. Poi io giovedì farei What the Dub, Domani. quella che avevamo detto. Aspetta che scrivo a Corvo. Cosa? Ah, venerdì. No, giovedì. Sì, What the Dub giovedì? E è venerdì la Shant. così è finito però. Sì. Io voglio rifare For the King 2. Vogliamo farlo giovedì? Vabbè, For the King 2 c'è tempo, non c'è questa C'è fretta di tempo, non lo farlo. facciamo mai, vaffanculo. Questo c'è tempo. Poi lo rimandiamo a mai più. Io voglio farlo, For the King 2. Marco, tu puoi fare What the Car in qualche martedì. Sì, What the Car ce l'ho segnato. E Ma da nel giovedì martedì fai adesso devo nulla? fare delle cose. Non lo so, devo vedere come sto. What the Car l'avevo aggiunto? Sì, l'ho aggiunto What the Car. Poi lo farò Ragazzi, piano piano. TTT è difficile da fare, come sempre lo diciamo, è Sì, difficile da poi fare. Lo durante la faremo, settimana ma è così difficile. che non ha senso. Giochi Cosa hai ne detto ho giovedì? in... No, No, dico Cosa Dab. avevamo detto? No, Sì, io in dobbiamo realtà ti avevo farlo. appena detto se volevo... Cioè, giovedì possiamo anche fare For the King in caso. Però sì, facciamo What the Dub. Ma volete fare quella versione... Se facciamo da facciamo quello. Sì, no, ovvio. Quello figo, quella col copyright? Tanto c'è Starship Troopers Extermination l'11 ottobre. Sì, c'abbiamo anche una chiave.
Che l'hanno ricaricato. Vabbè, beh, perché se c'è. È uscito. Cos'è, due anni... No, l'anno scorso, 2 anni fa è uscito Starship Trooper, quello lì. Mi pare sì, fosse almeno l'anno scorso. Poi no, sì, non dovrebbe uscire niente sta settimana. Sì, What the Damn, se facciamo quella col copyright non so se si può ricaricare, non credo. No, ovvio che no. Non sarà neanche in pasta, sì. Quindi... Ovviamente se poi mi arriva Zelda vediamo come... Vediamo. E meno. Adesso vediamo, magari sì, For the King, magari... Adesso vediamo se fare tutta la settimana SnowRunner o magari buttarci dentro qualche For the King, effettivamente. Per, no, sì, una serietta su Silent Hill 2. Allora, in realtà nel Morrow by Night volevo fare l'Italo Curso Game Jam che ha organizzato Max. Cos'è? E praticamente ha organizzato questa Game Jam su Witch, dove ha dato come consegna di fare dei giochi horror con grafica stile old school, insomma, roba da Itch, dove la tematica è la cultura pop della televisione italiana degli anni 90-2000. Quindi sono tutte dei giochini horror basati su quelle robe lì. E ce ne sono alcuni di veramente fighi. Cioè... fatti tutti da ragazzi, appunto, robe del genere. Toccava veramente dirlo a Fabio, a Taichi, di mettersi d'accordo con qualcuno e creare qualcosa. E magari sta sentendo, non lo so. Ma ormai è finita. Sì, ormai è tardi. Cioè, poi se lo vuol fare, sono robe che... Fabiozzo of God. Però effettivamente sarebbe stata figa. E quindi volevo fare qualcosa del genere. Silent Hill adesso, cioè è bello, cioè mi piacerebbe anche provarlo in realtà, però adesso vediamo più avanti. Questo mese lo vorrei dedicare agli horror comunque. Dovremmo fare qualcosa anche di horror noi, tra l'altro, io continuo a dirlo, ma finirà ottobre e non io lo voglio niente, fare, io ho mai detto di no. No, bisogna trovare, io che dico di no, ma bisogna trovare, tocca ma io non ho detto di no, che non c'è sono... che non li conosco, cioè non sono, di solito non cerco mai. Stanotte è vero, stanotte farò le offerte, la live sulle offerte Prime, solo che ragazzi, ve lo dico già, non mi hanno dato le offerte in anteprima questa volta, quindi dobbiamo da esplorarle al momento, quindi se volete siateci, esploreremo comunque insieme offerte, ci scambieremo suggerimenti e robe del genere, però non c'ho le offerte in anteprima, quindi a mezzanotte si vedono al momento. Io dovrei vedere qualcosina, ma io devo comprarmi un'Alexa per da mettere in camera. Arrivo di nuovo subito. Ho una radio sveglia, pensa, qualcosa del genere. Irene, guarda, se non troviamo roba da fare insieme ci può stare, tipo Moro ci streama. No, sarebbe, preferirei roba da fare coop tra di noi. No, però dico in caso, non è una cattiva idea. Sì, ma è che in caso farei la live col trio del pannolone lì. No, beh, era per fare con noi, cioè per farlo sì, noi, sì, poi no, sì, puoi fare anche con quella. Noi preferisco fare qualcosa di in coop. Infatti devo guardare lì, Ire. Nella lista? Che lista? No, mi ha passato una lista, hanno guardato un po' di giochi horror che posso fare. Devo darci un'occhiata. Farmosmofobia, piuttosto mi sparo nelle palle. No, Phasmophobia direi che ha dato il suo, ragazzi, ormai, eh. Ha fatto il suo corso e via. Ho detto un po' di horror, Feddo. Ma dai, c'era il gol, non l'avete raggiunto. Avete fatto fin troppo, ragazzi, col gol, però quello era proprio un sogno irraggiungibile, infatti non l'abbiamo raggiunto. Direi non, che credo c'entri posso... nulla. Beh, Ant è sicuramente horror, però. L'atmosfera, sì. Scrinnato.
E let's go. Sì. Possiamo andare su Snowpiercer allora. Devo fare, dovrei fare la stanza. No, sti cazzi. Guardatevi gli annunci, rompipalle. Ogni volta, dove la mettono la scaletta? Dove la mettiamo, secondo voi? Andate su annunci, amici. Dai. Non salvare, chiaramente. E posso... Non ho disinstallato Expedition ancora. La peggior delusione della mia vita. Dai. Devo guidare il camions. Brum brum. E su Anta voglia, ci sono varie clip in cui mi cago addosso. Quindi sono tutti i primi tempi del run. Poi piano piano ci ho fatto un po' di abitudini. Effettivamente, in realtà, sì. Però. Chissà se andrà alla prima o dovremmo fare trick e track anche a questo gioco. La parte Animals posso anche disinstallarlo. Non lo facciamo più. È che a me piace, solo che... Perché continua a patcharlo. Ogni volta sì, che guardo c'è la patch. A me piace tanto, solo che sì. Non doveva mettere quei go-kart mattina. Magari li hanno anche già messi. Anche Pug, sì. Patch 1.8. Ah, un anno, è vero. È un anno di gioco. Parking Zero l'ho chiesto... Dovrebbe arrivare a me. Cioè, dovrebbero... Speriamo. Sì, hanno messo... Morgo. Hanno messo già nuovi tracciati. È una patch che mette nuovi tracciati, quindi già c'era da un po' i go-kart. Ecco. Sparking Zero, se mi arriva, ovviamente lo buttiamo dentro. C'è un anello di fuoco come mappa. Non lo so, sì. Winter Carbon Bending Machine. C'è un mese. Mamma mia, Ken, quello lì mi sono proprio cagato col personaggio. Quello lì è stato volandolo. Incredibile. Step lì ho paura. Dov'è il mio merda di qua? Devo andare a prendere il camion lassù, è vero. Piripipi, piripipi, poi ci devi invitare, sennò è un casino. Party Animals, il problema è che faceva fatica a riempire la lobby finché non lo mettono ufficialmente su Game Pass. Vi giuro, è quello che mi ha divertito di più da fare con voi, però purtroppo se non entra la gente non è che possiamo... È che finché non lo metto su Game Pass PC sarà tosto. Quando lo metteranno, magari una volta si può riprovare. Sì, ma io non ce l'avevo sul pass. No, non l'avevo comprato. Sì, no, ma la gente non ce l'ha. Ho capito, ma poi devi farlo sul pass pure tu. No, metti... No, c'è il crossplay. Ah, allora a posto. Un gioco fatto decente. A fine, no, fine da Game Pass console c'è e la gente trova. Non c'è su PC. Sì, allora, di solito... No, non compratelo, ragazzi, costa abbastanza. Se facciamo Party Animals, va detto prima, ok, ma facciamo la scaletta post. Adesso stiamo facendo la scaletta proprio perché se c'è qualcosa lo sapete, almeno. Beh, la scaletta è fatta proprio anche, soprattutto poi, ovviamente, per i giochi multiplayer. Chiaro che va detto per bene, in caso lo diremo tipo, nel gruppo, magari, adesso che sapete eccetera, che lunedì, che giovedì c'è What the Dub, sapete che dovete giocare voi. Sì, What the Dub è con voi. La scaletta è fatta apposta per... Ma hai invitato Moro, per caso? Sì. Io sono dentro. Dovete aggiustare il camion là voi. A me non è arrivato nulla. Mi guarda bene, dai. No, sì, c'è Fall Guys. Alla fine Fall Guys giocato tutti insieme. È divertente, riusciamo anche a riempire la lobby. Ah, aspetta. Fall Guys è diventato... Cioè, riusciamo a giocarlo più adesso che all'inizio. Sì, Fall Guys, anche quello si può fare ogni tanto. Sì, che ogni tanto puoi fare quello, ogni tanto puoi fare quello e rifacciamo sempre quei tre. Cioè, non è che mi spacco le palle perché sono belli, mi divertono, solo che voglio darvi anche un attimo più di varietà. Poi, per carità, anche dar troppa varietà e poi finisce che un gioco che vuoi vedere magari di più lo vedi una volta al mese e non va bene neanche quello. È difficile organizzare un attimo un equilibrio. Allora, ok, deposito camion. Fall Guys è sempre divertente su... Giocato assieme, sì, è divertente, devi anche perché appunto... Camion, devi tornare qua a prendere... Siete in tanti ad averlo, quindi si può riempire la lobby. Ma sì. Se non lo scelgo, come faccio? Devi selezionarlo. No, ce l'hai già fuori tu il camion. Già fuori. Devo selezionare la mappa. Devi andarla a riparare, dovete riparare la cosa là. Io qua non lo vedo, mi sa. Io non c'ho... A me dice di... No, non mi fa andare lì? Non dirmi che devo rifare vero, tutto, non è vero che salva, hanno detto cazzate alla fine. Eh no, perché niente, io non lo facciamo, tanto era una missione extra quella, poi pazienza. Vabbè, ma c'ho qui il camion appresso io. La devo provare ad arrivare al volo, solo che devo rifarmi tutta la mappa. No, era lunga la strada, era veramente tanto. Devo rifarmi tutta la mappa. Come tu sei lì? Eh sì. Ha solo stessa. Salva te, salva e basta.
Vabbè, ci incontriamo a metà, portatemi i ricambi. Sì, ma non so se ne ho abbastanza, perché io quelli che ho depositato non sono arrivato alla cifra. Vabbè, riprendili, sei lì. Non ho... Li riprendo, non so, perché non so come si riprendono. Come si esce dal garage? Dove devo passare? Come faccio a vedere se ce li ho adesso? Come li metto i cosi? Da sotto, qua. Come li metto i ricambi? Sul camion? Sto cercando di capire anch'io come si fa, perché... Cioè, io ce l'ho ripara, eh. Allora, io c'ho 150. Credo. O 4, cos'è? 150 e 150 è 4 su 4. Saranno quelli? Saranno 150? Non so. Fast Penguin io ce l'ho ancora installato, però non so se vi interessa. Va, no. È che c'è... No, di merda. C'è, è che c'è Fall Guys, comunque, quindi... Dai. Esatto, sì, caso, cioè, piuttosto... È almeno un po' più vario Fall Guys. Ragazzi, io non so se sono quelli. C'ho 150 di 150 nel portapacchi. Saranno quelli, la chiave inglese. Io poi c'ho di ingranaggi c'ho 920 io. Vado con quelli. Solo che devo fare 920. Tutta la mappa. Adesso mi dice, se faccio di pad su, ripara. Grazie Filo. Grazie Filo per i 3,14 euro. È tanto che non ci fanno donazioni, sono più, che va bene, sono più sub regalate, va benissimo così. Sì, sì, no, come sempre, come abbiamo sempre detto. Contro Action Man. Modo. Come abbiamo detto, se dovete scegliere tra donazione sub è meglio sub regalato. Yugi era bella. Io non so, perché io posso mettere il fondo cassone, ma come lo riempio? Non posso riempirlo di roba? E io sono già pieno, ragazzi. A me dice che c'è tutto full. Cioè 9,20 su 9,20, 8 su 8, 150 su 150. Ah, pezzi di... Ah, ok, no, l'ho visto. Pezzi... Dov'è Eliezer? A noi ci serve pezzi di ricambio? Sì. No. Io ne posso portare 800. Aspetta. Allora io ce l'ho veramente 920. Cioè, servono quelli per riparare, proprio. Io quando faccio ripara, io ho la chiave inglese che è 150 di 150, le ruote di ricambio, e poi c'è scritto sopra, c'è scritto 920 di 920. Credo sia quello, perché non c'è scritto pezzi per riparare, che pezzi di ricambio, credo siano quelli. Forse. Perché io posso portare... Tu dove sei cicciato fuori? Io sono ancora alla base, non sono ancora cicciato fuori, perché io posso mettere il componente corpo furgone che ho 6 ruote di scorte e 800 pezzi di ricambio. Sì, ma io e gli azzari arriviamo dopo domani, d'amore. Sarà quello, presumo. Anche perché non vedo altri pezzi, cioè perché c'è ruote di scorta, pezzi di ricambio, serbatoio e acqua, quello che posso portare, quindi sarà quello. Un GUV away, Irene, va bene, vediamo se vinci. Dai, il GUV away. Dai, vengo così, a questo punto. Maledetto... me... Esatto, aspetta. Mi sono infilato qui, guarda. Aspetta, vediamo. Ma poi tira sto verricello di merda, per favore. Andiamo sulla destra? No, sulla sinistra. Ah, vabbè, ma possiamo tagliare, in realtà. Sì, dai, aspetta, mi segno la strada. Poi tu mi piace il laghetto di merda. Vuoi che ti seguo io, perché non so se... Sì, sì. Va bene. Cioè, stavi di fianco, più che altro. Sì. E di fianco qua... non so quanto sia saggio. Di qua. Di qua. Di qua. Qui è un rischio, però. Vabbè, proviamo. Vediamo qui dove attraversare più o meno. Vediamo. Andiamo. Sai che sono impantanato per sempre qui, perché c'è questo camion di merda da... E dobbiamo fare tutto il giro del mondo. Che strano però che non puoi recuperare il veicolo. Con il DOE si potevano prendere i preordini, sai che forse no? No, credo solo roba disponibile. Sì, esatto, lì. Perché te la consegnano subito, quindi deve essere disponibile in quel momento. Perché cosa volevi prendere? Forse Monster Hunter. Quello spera di vincere il giveaway dopo. Voi partecipate sempre, amici, mi raccomando. Puoi prendere la card in caso, però la card non arriva mai al valore di un gioco appena uscito. Già. Mamma mia, come slitta sto coso che c'ha delay.
fammelo tirare avanti intanto. Se lo vinco prendo Dragon Age, ci sta. Dragon Age esce questo mese, se esce questo mese puoi farlo. O li vuoi proprio buttare quei soldi, Mati, eh? Beh no, non li butta, almeno non li spende. E vuoi proprio, beh, sono comunque valore. Sì, no, però almeno non li spende lei, almeno l'ha avuto gratis. Esce il 31, quindi giusto giusto. Ma ho preso una botta grave. Proviamo, Mark, è un rischio, è la strada che voglio fare, ma accorcerebbe Dragon Age è difficile dirlo, è un'affermazione veramente forte quella. Lo so, c'ho poca benza, però. Non ho benza. Vabbè, ti posso travasare un po' la mia in caso. Perché ho preso solo i pezzi di ricambio, ero preso la cisterna. Dici che ce la facciamo? Moro, Space Marine dovremmo farlo qualche volta, ce l'abbiamo tutte e due. Ma farlo qualche volta. È che se vuoi lo facciamo anche perché a me piacerebbe giocarlo, ancora non l'ho avviato io. Quello dovresti farlo, perché se vuoi giocarlo. Già fai. L'ho fatta, ma è stata un'impresa. Ma cosa vuol dire Crowfall? Mi sa che stavolta il giveaway lo faccio pure io. Ma fallo sempre. Io ti odio, però. Cioè, cosa vuol dire stavolta lo faccio pure ragazzi, io? Ragazzi, è gratis, fatelo, è gratis, è un click, vi prego. È veramente stupido non farlo, è veramente un click, non ci mettete niente, non vi occupa tempo, non... Potete vincere e basta, al massimo ce l'hai lì. C'hai l'account, ce l'hai lì e quando vuoi ti compri le cose. Oh, via. Fuori sta ma merda. È letteralmente un click. Prima dovevi addirittura mettere tu il gioco preventivo. Adesso manco neanche no, quello. No, non devi far niente. Lo fai solo se vinci. No, se non lo vincete, cioè se lo vincete e non avete nessun gioco da prendere, prendetevi piuttosto una card, non so, PlayStation, Nintendo, Steam, cioè qualunque cosa, vi tenete i soldi sull'account. Ma che dici, Crow? Ma cosa va, Crow? Ma che vuol dire, scusami? Ma veramente non c'ha senso. Beh, è un concorso cioè un concorso non, casuale, non c'è senso. Meritare o non meritare, non ha senso. Allora, qui è un casino adesso. Cioè, ci sono letteralmente dei bot che partecipano. Se lo vinci, di sicuro te lo meriti più di qualcun altro, oltretutto. Ma voglia. Cioè, non ha veramente senso quello che scrivi. Io ho vinto e lo meritavo, bravo Ken. Non so se rischi, aspetta. Oh, ragazzi, no, andiamo dove cazzo... Perché c'è la strada che non c'è? Cosa vuol dire? È perché sono in un punto di merda dove... Stiamo arrivando. Non esiste la strada. Dove cazzo era la strada? È qui, ma qui non posso salire, c'è la neve. Vedete la strada, chat voi? Qualcuno vede la strada? La vedete? La state vedendo? Io non la vedo. Dici che ce la facciamo lì? Se passo io, passi anche tu. Stai vicino alla roccia qua che sembra un po' più solido. Devo mettere le ridotte completamente senza senso. Mi sa che non si può, Liezza. Devi passare. Dobbiamo cercare un punto dove si può. Però siamo lì, dai. Senza trainare la zavorra ce la faccio pure, ma no, Liezza, non si può qui. Vabbè, dai, in fondo. A meno che non fai lì a destra, guarda la mia destra, vedi che c'è un percorso con il lago. Non lo so, forse non è il caso neanche provo lì. Andare in retro, vediamo. Che fai? No, andiamo di qua, andiamo di qua. Ubriachi, quindi ricchi. Torniamo indietro un attimo. Aspetta che devo far manovra. Vabbè, passi dopo. Tanto ho fatto la benzina alla vittima qua. Mi sono ribaltato, ragazzi. Completamente a caso. Vabbè, tanto rimane qui sto camion. Ma no, adesso stiamo arrivando. Vabbè, no, stiamo arrivando, aspetta. Vabbè, che cazzo me lo aspetto a fare io? Arrivate lì e lo fate. Vabbè. Ma voi dove siete poi? Stiamo parlando di Dobbiamo passare il fiume. Fare. Perché sei salito? Non è il massimo. No, sì, non serviva salire.
giusto dopo. Dai, secondo me qua si può provare. Non lo so, Liezar, ti dico la verità. Sei infossato. Non possiamo passare lì. Però aspetta, a destra c'è una parte più... Tanto vediamo. Però qui forse regge, qui. Prova a vedere. E dove stai andando? No. Bunker. Visita al bunker. No, aspetta, non andiamo... L'altro bunker... Qua. E qua è bello solido. L'altro bunker. No, questo è quello blu, quindi non si rompe. Tronchi. C'è il lago. Qui è dove bisogna scaricarli. Tronchi bisogna invece andarli a raccattare. Buzzurri. Guarda che ho frenato, ha slittato tutto. Che non c'è una strada in mezzo. C'è fastidio. Qui c'è il lago adesso. Ah no, devo recuperarlo. Allora, per i tronchi. Oh, ma Liezar, bisogna girare di qui, vedi? Da fare tutto il giro. Devi girare di qua. Un'altra volta. E si va qui. Vedi? Tronchi. Noi dobbiamo andare. Dov'è? No, dobbiamo tornare indietro, poi dobbiamo tornare. Però se noi usciamo di qua. Se proseguiamo lungo sta costa qui, poi ce la facciamo. Proviamo, me. Vai, fammi. Aspetta. Così, solo che i tronchi cioè mi serve la gru per caricarli. Aspetta, di qua forse si riesce, quindi o no, mi serve un rimorchio gigante oppure dobbiamo andare in due camion, uno con la gru e uno con il cassone. Andiamo in due camion, andiamo. Uno con la gru precisa e l'altro con solo il trasporto. Bravo Gibo, rinominate le clips e le fate che, e fatele soprattutto, che ci aiutate tantissimo per il montaggio del termobest, aiutate tantissimo Luke. Ok, qua sono riuscito a passare. Dipende dai tronchi. Io già sto slittando, sto andando da un'altra parte un attimo. È veramente difficile tenere sto coso che già senza neve ha due secondi di delay. Tronchi medi. Comunque ciuccia di benzina al Tatari, mamma mia. Eh beh, grossissimo, poi non credo abbia sto grande serbatoio. Quanto hai di litri? No, beh, 300 litri, cioè, in realtà. Vabbè. Però li ciuccia come... Sono già 230. Ma io 300, ho consumato 50, ho consumato. Però non c'è bisogno di cambiare il nick in Bambino Luigino per fare le clip. Valerozzo nazionale. Con te tutto è sessuale. Quello da tronchi media. Perché se basta questo qui. Sempre per... volgarità lui. Ovviamente lo contraddistingue. Intanto io vado. Siamo in bolla, Liezza. Sì, dovremmo essere quasi arrivati. Ti assicuro, gli esperti affermano che è necessario. Si sale. Si pepe. Azz. Questa è una bellissima battuta dei primi anni 90. Sì. Anzi, questa gru mi toglie una stabilità bestiale, secondo me. Ma poi dopo ti raggiungiamo, quindi devo prendere il cassone poi. Tu devi prendere il cassone per tronchi medi. Ok. Ma dove state andando voi? Non era qui, più o meno. No. Sì. Cioè, ah sì, è lì a destra vostra proprio, Dovreste, proprio qua, Dovreste già vederlo. Ah sì, lo vedo dalla mappa, sì, qua. Giusto qua a destra. A vedere un po'. Ah, è qua, eccolo qua. Attenzione, Liezza. Sì, no, mi sembrava foste più in su. Poi non mi ricordo dove va portato questo. No, basta dargli solo. Cioè, non so se gli devi dare anche la benzina. Però in caso gliela date tutta. Vabbè, poi... gliela diamo tutta. Ah, dobbiamo portare solo i cosi lì. Dovete ripararlo.
che hanno le azioni. L'ho visto un pochino affaticato. Boobies, eh. Boobies. Sono proprio... sono un po' piegato a 45 gradi. E dagli tu intanto le cose, poi vediamo se servo anch'io. Ma come... dov'è il coso per dargliele? L'avevi fatto tu, Marco. Faccio ripara, no? Era ripara. No. Liezza, io l'ho finita, devi dare... erano i 150. Grazie, comunque, Lino. Gli altri li devi dare tu. Scusa, era... 500, c'aveva 374. Adesso ha 400 qualcosa, manca gli ultimi. Ma non avevi 150 allora? Sì, 150, sono a 0 di 150 ora. Ma se era 370 per arrivare a 500... Chi devo... come faccio a riparare lui? Ne ha... a meno che alcuni non me li sono messi io per errore. Perché c'è sempre il problema. Grazie Bogabbe, grazie Bino, grazie mille a tutti e due. Perché non mi dà la riparazione? Come seleziono lui? Devi fare ripara. Guarda, occhio che sennò te li metti te. Ripara. 471 di 550 ce n'ha lui adesso. Ma io non vedo lui. 70 gli hai messi tu. No, no, beh, era 300 qualcosa. Ma io non vedo lui. Era 370. Cazzo, Yusa. Liezar, avvicinati. Non puoi? Ma guarda, tu qua riuscivi. Io l'ho fatto, sì. Devi fare ripara. Che... di pad su, ripara. Aspetta che sto scendendo, non riesco a fare le cose. Vabbè, ok, Zik 5368. Vai. Dagli quelli che hai. No, io gli posso riparare le sospensioni e basta. No, aspetta. Io ho riparato tutte le sospensioni. È 5,50 su 5,50 adesso. Okay, allora, mettetegli tutta la benza. Come gliela chiamo? Rifornisci. Rifornisci. Non posso rifornire io. È tutto nero. Anch'io non posso. Però ne ha... no, aspetta. Ma scusa, ce l'ho la benzina, perché non posso rifornire? Ok, fatto. No, fase completata. Okay. Adesso che vi dice? Consegna il meccanico di stazione. Pezzo di merda. No, aspetta, questa è antichità da salvare. È quella la missione, non mi ricordo. Sta scendendo il cane. Come fratelli, bisogna portarlo... ma si sta muovendo da solo? Ma si sta muovendo? Bisogna portarlo a sinistra, comunque. Sta facendo la retro anche se non c'è nessuno dentro. Come si chiama? La missione? No, ha fatto proprio girato come le fratelli, ruote. Come fratelli, ok. Ha proprio girato le ruote per scendere. Bisogna portarlo là? Sì. No, non lo si può guidare. Ma Liezar, togli il cavo, vedi un attimo. Non si può guidare. Toglili il verricello, vediamo se si muove veramente. Perché si sta facendo proprio il movimento... no, ma lo puoi guidare, io mi ricordo che si potevano guidare. No, nella mappa non lo vedo. Io lo vedo, aspetta. Sì, non lo puoi cliccare. No, non lo vedi nell'elenco. Vabbè, lo proviamo a trascinare. Aspetta, ma il Tuz... cos'è il... no, il Tuz qual è? Tuz 166 qual è? Sarà uno dei nostri. Il Tuz... no, sì, è un altro... è un altro. Il Tatarin, no, cretino. Il Tuz è il tuo. No. Il mio è il Tuz 420. No, io vedo il Tuz 166. È dall'altra parte della mappa, se lo selezioni. Vicino alla stazione. Ma io non lo vedo. Io lo vedo, Tuzzi 166 per ufficiali. È in una stazione dove c'è la benzina. Vabbè, lo trasciniamo, dai, non è un problema. Vai tu da quella parte? Devo riuscire. Io non ho capito da che parte dobbiamo andare. Aspetta. Sei solo la sinistra. Consegna. Il camion si chiama Zix 5368. A sinistra? Sì. Devi selezionare la missione. Mi sa che me l'ha tolta. Altrimenti. Qual era? Intanto io vado di là. Ma... sì, tu vai, poi ti raggiungo. Come fratelli. Però mi sa che questo qui in particolare no, solo quelli che trovi in giro che puoi prendere. Questo qui, essendo una missione, non lo puoi prendere. Allora. Però ha senso prenderlo al contrario? Attento che arriva, attento che arriva, Liezar! Come arriva? Arriva. Vabbè, ma se mi sbatta dopo. Mi sa spingendo. Che ti spinge, Oh, quanto spinge sto? Liezar! No. Vabbè, poi tirami su tu. Sì, ci provo. Aspetta che devo far manovra. Non è facile far manovra qua in pendenza, aspetta. Forse è finita male, sì. Ma che palle che mi sono ribaltato a per accottare, oh man. È esattamente come Liezar. Aspetta un attimo. È che qui è pieno di rocce, è un casino. Dobbiamo andare lì. Ma devo andare rapido, Vector, capito?
Devo darmi una mossa, devo darmi. Cosa si muove questo qui? Devo andare alla falegnameria a prendere i tronchi. O Giuda. Ok. Sì, sì. No, vedi prendere di lato per... ci ho provato prima ma non riuscivo. Aspetta, Se no lo devi portare via tu. Ah, che caccone. Aspetta, aspetta che adesso ti tiro su. Ma se io tiro... Dai, fai perno. Buono, buono. Topperia. Adesso riprendi. No, Lizard, ti prego. Sono sulla roccia, Aspetta. Okay. Ok, posto. Ce la fai a tirarlo? No, questo sono io. Devo andarlo a prendere. Angie, ciao. Grazie, Angie. Ottimo, Angie, meno 3. Bella e brava. Bella. Ho fatto la strada più easy, no? Ho fatto quella più stronza, mi sa io, eh. No, guarda come grappa bene sulla... Tecnicamente, se continui su quella strada, è una strada che poi dopo ci fa... porta sì, direttamente lì. Ciao, Dara. C'è... Ce la fai? La fossa biologica. Aspetta, provo a prenderlo io, vai avanti. In caso poi te lo ripigli tu. Perché io sull'acqua dovrei andare abbastanza bene. La parte stronza io. No, era giusta qui. Ma non era mai stato così. Ma perché ho messo il pisello. Forse non mi sto muovendo lì. Aspetta. Voglio comprarmi uno scaldacollo. Marco, lo compri anche tu? Perché devo prenderlo anch'io? Devo prendere, fai aiuto per la cervicale. Ma come si scalda? Con l'USB? sì, pare. Non lo so, io pensavo più uno scaldacollo da tossicodipendente, però effettivamente... Mi sa che non quello. Mi muovo, aspetta, un massaggiatore da collo, Marco. Quello c'è la mia mamma. Sì, ma costa quello che ha preso mia mamma. Ha preso quello professionale, incredibile. Anni fa. Tu effettivamente, visto che stai come un cesso di merda ogni volta, magari dovresti anche pensarci di farti una roba del genere. Sì, non è che guarisci, però ti aiuta. No, però ho capito. Cioè, non passa sicuro, però migliora, sicuramente un po' migliora. Io non mi sto muovendo. Forse va fatto il giro dall'altra parte. Attaccati. Mi va a capitare. Lo vuoi prendere da lì? Provo. Se mi facesse, ok. Poi a me basta aggrapparmi un attimo a te e ce la faccio. Forse no, riesco addirittura a uscire. Vai l'albero, però... l'albero lì davanti. Mi sono aggrappato io l'albero lì davanti. Ok. Ma pensavo fosse aggrappato a me invece. No. No, infatti perché l'ho agganciato io, quindi avrò messo a posto i due oricelli invece. Sì, perché il Tatari non vada in una pozza d'acqua non ha senso. Ora puoi metterlo un attimino in prima. Ormai non posso. Ormai è passato. Anche la sub, Angie, grazie mille. Grazie, Angie. Dove? Ah. In teoria, se noi continuiamo su questa strada, quella c'è un... Io ho del nero, quindi non so se la... effettivamente arriviamo lì, però in teoria la direzione è quella. Abbiamo già cercato se esiste veramente fare questo lavoro qui? Il lavoro esisterà, non credo sia così devastante le strade, però penso che sì. Espi, stiamo finendo la missione che è caduto, Moro. Moro ripartirà poi con noi, mi sa. Che con la gru non è fattibile fare sti lavori qua, mi sa. Ti sbilancia tutto. Cioè, oh, non dirmi che c'è il lago. L'ho qua fatto, davanti, l'ho fatto sempre tranquillo, ma invece. Marco, torna indietro. Sei caduto? Più o meno. Ecco qua, c'era proprio la fossa. Io metà benzina, speriamo basti. Sto facendo tutto il retro, Cazzo, ma anch'io ho zero benzina, porca miseria. Se l'avete riciullata, la non potete riciullare al... poi in caso la riciullo. Al merda, lì. Ma forse abbiamo una tanica noi di riserva, Io no, non credo. Devi vedere tu. Dopo vedo se ce l'ho, perché tecnicamente ce l'ho. Ok, forse mi sto liberando, mi sono liberato. Ma porco Giuda, mettere in posizione da gaming intanto. Aspetta, ti sto più vicino.
Ma che si danno di là, Mark? Non dobbiamo andare di là. E la strada in teoria porta verso No, la... ma dobbiamo girare di qua. Che cazzo dici? Dove vai? Lizard? Eh? Dove cazzo vai? Dobbiamo andare dove c'è la missione come fratelli, a me è sopra. No. Lì è dove l'abbiamo presa, Lizard. Ah, beh. È tutto a sinistra. Ah, okay. Sì. Tecnicamente, sì, se noi continuiamo su sta strada... Strada... Poi non so quella lì dove porta questa qua grossa, andiamo a vedere... Infatti volevo andare avanti per quello, solo che ho paura che secondo me è meglio che andate giù nel lago. Io non credo di avere la benzina sufficiente. In caso non riesco, te ne do un po' in caso. Dovete andare giù nel lago e fare la strada sotto. Cioè qui alla prossima, Marco, dovete girare a sinistra. Poi vediamo. Sì, dopo giriamo a sinistra. Il problema, io volevo andare avanti quadrito per vedere, magari c'era una strada sul nero, perché io ce l'ho nascosta, che magari ti portava lì più facile, però non... Sei vicino? Aspetta, posso fermo. Come andare su da loro? Sì, non darmene troppo, perché sono tu. Aspetta che magari posso prenderla da lui. Tanto arrivare fino qui dovrebbe essere abbastanza... Ti ho dato tutta quella che avevo nel portapacchi, Liezer. Ok, ma sì, non è tantissimo, però proviamo. Allora noi dobbiamo andare lì. Possiamo scendere qua a sinistra adesso, come dicevamo. Sì, ma mi sa che è obbligatorio lì. Non lo so, perché c'è una strada qui, solo che c'è il nero, non vedo no, se ma poi giusto. Va nel nulla, secondo me. Vabbè, andiamo qua a sinistra allora, dai. Dobbiamo ritornare sul lago in qualche modo, se sul fiume da sinistra arrivi sul lago, prima sì, o poi. Sì, e poi bisogna trovare il punto di attraversarlo. No, mi sei sganciato. Vengo con voi. Beh, ora che arrivi qua. Dovrei fare abbastanza rapido. C'è tutto il laghetto. Noi ci muoviamo popi, eh. Col lago poi si può passare da lì, vero? Cioè, quella è parte blu. Portali la benzina. Sì. E come fa? Caso per sicurezza. Ma secondo me ce la fa. In caso ti do la mia, Liezar. No, beh, porta la mia, io mi levo di culo. Qua, come la carico la benzina? No, devi prendere il camion con la cisterna. Aspetta un attimo, Liezar, ho sbagliato. Occhio qui, che è tutto popi. Prendi anche... sei dei ricambi, perché mi sa che ho le gomme messe male. Però dovrei averle io, aspetta. Ti aspetto qua. Allora, ripara. Io seleziono me. No, le sospensioni messe di merda. No, sì, mi servono dei ricambi. C'avevo un sondaggio, ragazzi. La ruota l'ho riparata, le sospensioni sono messe. Cioè, forse c'ho i ricambi che c'ho di base, però beh. Ma che bello ciotto con la cisternona. Ma è piena la cisterna? Prova a vedere, prova a rifornirti, vedi. Sì, io voglio, c'ho 1008. Assume di un qua. Un attimo, Liezer, arrivo. Ok. Su nel lagone. Ok. Veloce, stando fermo posso benzina. Lo so, avevo spento il motore proprio per non ciucciare benzina io. Il Tatarin, per carità. Dopo voglio riprovare a usare la TAR, quella vecchia. Sa quanto allora, pesa Simone. Adesso però questo camion? Latte e mezzo solo di benzina. In teoria qui gli Ezar. Dobbiamo capire un attimo, aspetta. Dobbiamo andare verso destra. Dobbiamo seguire il lago. Se ribalti esplode la cisterna, sarebbe bello. No, qui è tutto. Dubito anche Irl che se ti ribalti esplode la cisterna. Io andrei dall'altra parte, aspetta. Sono affogato, quindi direi di sì. Aspetta un attimo, gli Ezar. Sono affogato, mi serve un attimo. Forse riesco a uscire con l'albero per terra. Aspetta. E poi vado dietro. Cosa faccio poi? Stai dietro di me, sta. Che se riesco a passare io con due camion, dovresti riuscire a passare anche tu. Sì, il problema è che continuo a scavare. Il Tatarin continua a scavare, non mi riporta su. Maledizione. Qui basta che stai largo, stai sulla neve. Esplode una cisterna, forse perché strusciando può creare delle scintille. E se si ribalta e struscia, ma se si ribalta... Fatta che come diamo di non penso. Adesso capiamo.
Allora, non mi sembra alto. No, però non so se voglio rischiare. L'ho visto il camion fare un piccolo trick. Sì, perché ce l'ho. Sul lato del fiume, che mi sembra bello pulito. E questo ghiaccio qui blu. Pesca con le mani qualche pesce, Moro. Fai il cosplay dell'orso. No, Marco, trascinalo un attimo indietro. Questo ghiaccio. Ti trascino indietro e devo prendere lui. No, trascina lui indietro. Un pochino. Ok. Te l'ho messo dritto. Occhio che c'è l'albero, eh. È quello che dobbiamo cercare di... Fai col vericello tattico, il saltello tattico. Ok. Vericello ciao, David. E dai. Aspetta, okay, te lo sposto. Ok, posso. Via. Piano che vola dall'altra parte del lago, se no... Vabbè, se si cappotta chi se lo tracci. Cappotto allora, più io che lui qua, secondo me... No, Liezar. Secondo me non è basso, grande. No, qui è basso, dici? Il terreno, qua sotto. E dopo? Anche qua. Ma io ce la faccio, perché ho preso un cascato in acqua come un pirla. No, forse c'è... No, qua ce la facciamo, dai. Qua mi sembra molto voglia, basso. Voglia. Vai, ce la si fa. Ce la... Poi come saliamo, però? Adesso ci pensiamo. Che c'è la foresta lì, Qui c'è una missione. Nuovo obiettivo. Sì, ma come facciamo? Aspetta, fa vedere. C'è una zanzara, lui... Beh, in realtà c'è la strada. Oh, porca paletta. Ah, giusto, a sinistra, sì. Qua, là sopra, lì, siamo arrivati. Aspetta che ti vado avanti, si sa mai che sei in salita. Ce la fai a girare poi, occhio a non andare qua che ci cadi, Liezar. Attento. Andare da destra. Aspetta che passo avanti, aspetta. Ma qua è una merda. Oddio, attento, c'è la roccia, Liezar. Passa leggermente a sinistra. Leggermente, non devi baciare la pianta. Qui dove siete? Vai. Siete lassù. Sali. Siamo quasi, in teoria siamo quasi arrivati. Se non succede una catastrofe, siamo arrivati. Ma c'è un cancello minuscolo, Liezza. Vabbè, ma basta lasciarlo. In teoria basta che lo lasciamo in mezzo alle palle. Qua c'è un'altra missione. Sì, c'è un'altra missione. Aspetta che vedo. In caso prendi quello. Vedo se è decente. Ma è un camion affogato anche questo, Dove cazzo mi sto andando a infilare io? Che idea di merda, L'altro merda. L'altro giorno ho voluto strafare, sono arrivato fino alla baita del Ranger. Purtroppo ho danneggiato le sospensioni e sono rimasto bloccato. Sono tornato a piedi e la rimasta lì, è la mia unica speranza. Non so se la cazzi volete fare. Cazzi tua, digli. Incarico completato. Volete farla? Che cazzo di incarico avete completato? Quello del camion? Quello del camion. Ah, era lì? Sì, stava detto che era grandi. Volete fare quello fino alle ginocchia? Vediamo un po'. No, questo no, qua ha lasciato il mezzo. Io non ho benza. Quindi comunque no, possiamo, noi possiamo tornare lì e ripartiamo semplicemente. Aspettiamo Moro che ci carica. No, sti cazzi. Lasciatelo lì adesso, morire ammazzato. Noi possiamo semplicemente tornare dietro e fare le missioni che ci pare, raga. Quindi no. Possiamo anche accettare questa, torniamo indietro e ripartiamo da lì. No. E non si sa neanche dov'è questo qui. È la cosa indietro. Del Ranger, vai, tornate, dice. Tornate indietro. Ho sbagliato. La cosa del Ranger non credo sia... Dai, facciamo... Cioè, vi voi poi, No, no, dai. Facciamo l'altro. Io prendo la gru. Dai, prendo il camion grosso. Cioè io sto pensando di prendere l'altra macchina per vedere come funziona. No. Ora tanto dobbiamo andare tutto a sinistra adesso. Dal garage. Vorrei provare la Can. La Can Marshall. Supporto per tronchi anteriore, devo prenderlo? No. Quello di Medi. No, ma questo è il supporto. Poi devo prendere il coso. No, devi prendere il coso per i tronchi medi dietro. Mettere nel il cassone per i tronchi medi. Ok, e non c'è. Io non ce l'ho su sto camion allora. Non c'è lo stesso mio camion. Il Royal. No, io ho l'Atov. Allora prendi la gru per tronchi tu. Gru carica tronchi LP4. No, vabbè, senti, non voglio rischiare, prendo comunque. Che poi magari non ce n'è neanche bisogno, però. Oppure la gru pesante. No, però no, carica tronchi. Non penso. Anche qua c'è un'altra missioncina appena fuori dal garage, però non so se vi interessa.
No, io quello non ce l'ho quello. Mi fermo intanto, non voglio sporcare benzina. Allora. Dai. Volete che sto in mezzo tra di voi? Vai. Forse è meglio. Ci stanno qua in mezzo, non cade. Lago Covid, sì, si chiama così. Io ho visto che il nemico più grande comunque sono le rocce, cioè le rocce le scavalca, ma alcune si incastrano tra le mie ruote e non mi muovo più. E l'acqua, anche se non ha senso, però. Oh. Marco? Che c'è? Perché stanno tutto storto? Perché ho 2 secondi di delay, ogni tanto non riesco ad andare bene dritto. Proprio il Tatarin ha 2 secondi di delay, non è facilissimo da tenere. Infatti tipo adesso se devo andare dritto devo lasciare completamente il pad. Posso fare... Spero, che missioni stiamo facendo? I tronchi della discordia. Aspetta che la prendo. Non avevo capito. Spedizione Nicola, sì. Spedizione Nicola. 10.000 dollari. Dai. Lul. Tronchi medi 0 di 3 mi dice però, come se non l'avessi preso. Eh sì, no, dobbiamo andarli a raccontare. Vabbè, giustamente. Se sta punita di... Ma qualcuno prendesse una pala e togliesse quella neve di merda lì. Maledizione. Tanto hanno detto che delle volte ti dicono che tornano a casa a piedi facendo tutta la mappa. Quindi voglio dire portarti una pala. Ma poi senti, ma la prossima la dobbiamo rifare anche forza. Ci mettiamo sempre a fare forza. E non il lunedì però. No. No, sarà un live in settimana. Ci sei tu, Liazzar, tu a posto? Sì, sì. Per ora è strada normale. Io nelle strade normali scivolo con questo. Ma è il Tatarin più sbagliato della storia, comunque non... Tiamat. Che schifo. Ti è preso il volante, Tiamat? E anch'io lo volevo. Non è che si va qua a destra o dritti? Sempre dritti, sì. Se riesco con la canna nuova, se ho possibilità poi di metterla da qualche parte. Ecco qua, vedi? Vi dicevo che i sassi mi mandano in culo. Sono bloccato lì. È un sasso in mezzo che mi blocca. Veramente assurda sta cosa, non c'ha senso. Aspetta, se riesci a tirarmi, fare retromar. Vai, tirami. Ok. Affanculo. Guarda qua che merda. Quei sassi lì. Fai prendere la larga. Secondo me si è smerdato tutta la strada per colpa nostra. Beh, ma dopo un po' lo fa, eh. Rimanga, sì. No, per me guidare col volante nei giochi di macchine così è impensabile. G29 è un'offerta da Meteo. No, aspetterei comunque su Amazon in caso. Ma dobbiamo andare a destra. Ma comunque adesso non saprei dove metterlo qui, non è. Un rispetto comunque. Cioè il volante lo apprezzo solo nei giochi quelli chill, appunto come Euro Truck, Imen G-Drive, robe del genere, perché... Ma il gioco è bellissimo, David, Nei giochi d'auto è un casino. Bello. Porco Giuda. E ha una delle... questo gioco ha una delle fisiche migliori. No, ok, nel pantano praticamente io ho la strada normale. Quello ok, quello è figo. Difficoltà. Infatti ti aspetto qui, aspetta. Che Moro mi sa ci ha messo un po' prima. Hai messo le gomme da incatenate tu, Marco? Sì, la guarda, io non le ho a parte messe. Che io non. Io a parte il fatto che col tethering dovrei passare. Tecnicamente dovrei passare ovunque. Vai. Quindi. Aspetta un attimo, devo girare. Le gomme. Dove vai? Le gomme, non è che. Qua c'è la neve, riesco meglio con la neve. Ripeto, ogni volta che frenavo mi si alzava la visuale. Dopo 2 ore cercherò su Google come fissare il problema. L'unica cosa che funzionava era soffiare su L2 fino a che non senti l'aria uscire dall'analogico. Ha funzionato davvero. A me su Eurotrack adesso quando attacco il volante, che fa cagare Eurotrack, non so perché non lo sistemano. Adesso addirittura quando attacco il volante non mi prende più i tasti del volante. Mi si è bloccato tutto. Sì, anche a me sarà bloccato.
Cos'è il Braille? Non mi prende più i tasti del volante, mi prende solo che gira e gli acceleratori, il freno. Ah, what the dog. E basta. Tra l'altro su Eurotrack cioè, metteranno le patenti. Ma Liazzar, fammi tornare avanti a me. Cioè, adesso qui non si può. No, passa, passa. Non riesco, Liazzar. Non riesco. Sono bello largo, Comunque metteranno le patenti su Eurotrack. Non ho capito bene come funzionerà, ma metteranno le patenti. Dobbiamo salire a destra? No, devi... No, dobbiamo andare a sinistra. Aspetta. Pelvica. Esame per videogiocare devi fare, tra l'altro. La patente del videogioco mettono. No, però se non fai determinate patenti, forse eventuali camion o carichi non puoi prenderle. Quindi, già capire. Perché poi, da quello che ho capito, metteranno anche il fatto che potrai scendere dal camion a un certo punto. Ma non cos'è so questo, scusa? È uno track, sempre uno track. Ma sempre cioè ormai modificano questo, non sì, escono nuovo? Sì, non credo nuovo. Faranno mai uno nuovo. Come ha piottato, Moro? Quindi si è rifatto il ghiaccio o... Ma dobbiamo andare... Qua bisogna andare a girare intorno, vero? Sì. Io ste rocce, a me ste rocce sono il mio nemico principale. Accendi le luci. Vero? E non vedo più niente se accendo le luci. No, dicevo a Marco, l'ha spinto. Adesso arrivo. Che figo che quando sobbalzi si muovono le cose dietro nel sì. Portapacchi. Adesso arrivo laggiù e scopro che posso caricare le robe senza la gru. Ma questa non può essere una cosa fattibile, questa strada, perché ci sono dei lastroni di cemento che fanno strada, ma a capa di cazzo. Ci sta invece in giro, ci sono molti simulatori di guida comunque che sono sempre utili da provare all'inizio. È una bugia, non c'è la strada qui, è tutta una menzogna dei poteri forti. David, ma tu e Assia ci siete al Games Week? Spero di sì. Tra l'altro manca un mese e mezzo, Rende scherzando, manca un mese e mezzo. Dovrei guardare con gli altri per... voi sì. Alloggio tutto. Porco Giuda, raga. Che altro devo capire anche i biglietti, noi... Gli Azzar non riesco... Aspetta un attimo. Ci danno. Aspetta un attimo, devo lavorare per il... Asse, sicuramente chiedere... io ci sto lavorando, va bene. Io vorrei chiedere anche il venerdì. Dare una fiera. Beh, vabbè, caso un giorno me lo pago anche. Non so. Ma sto scivolando di brutto. Sì, dobbiamo vedere. Io non so come fai. Forse tu fai più dobbiamo facile. Vedere anche chi siamo noi. Cazzo, è più facile più meno perché... io, te, Vale, col baricentro Memis, e Korn, presumo. I soliti. Vector non viene. No, no, sarete in 5-6, sarete preso. Noi io, siamo sicuro allora, sabato sicuro, io vorrei venire anche venerdì, ma devo io vedere se... Io al 99%, cioè se è tutto posto, io vado anche venerdì. Perché c'è anche Taichi che va anche il venerdì, quindi vado anch'io. Ma Vector non va a Venezia. Sono, ragazzi, sono veramente un così po' venerdì per godersi un po' la fiera e poi il sabato. Sto arrivando in maniera pelvica. Devo giocarlo in prima, ma è difficile in prima. Lo sai che forse per il tatarin che c'è il no, delay tre in giorni prima non mi interessa, me. Però due giorni lo voglio fare. No, Vector non è vero, Espirito non è vero. Io come al solito mi devo fare tutto il treno e devo avere la voglia di fare tutto quel casino lì. Io però venerdì voglio farlo quest'anno perché voglio almeno vederla un pochino la fiera. Poi il sabato almeno sono più tranquillo e via. Espirito, forse non hai chiaro dove sono io. Io ci metto 45 minuti, 50 minuti in treno, anche se sono a Milano. Perché te forse non hai ben posto. Forse non hai ben chiaro. Ma anch'io comunque, se dovessi andare da casa mia in fiera ci metto un'ora e mezza, Quindi
anche di più. Forse. Sì, no, cioè non è che se siamo a Milano puoi fare tutto quello che vuoi. Ci metto quasi 2 ore io in realtà a arrivare in fiera. Più che altro è cioè da me è scomodo perché devo fare cambi, eccetera, è quello il discorso. Quindi venerdì ci andrei volentieri, vedo un attimo... Cioè, Valle Franci mi fa compagnia, vado. Mi fa compagnia. Beh, se no, vabbè, sai facciamo che io e Fabio ci siamo comunque. No, sì, per arrivare lì sì. È molto più comodo, cioè chi arriva e si prende la casa è molto più comodo. Sì, spende di più, chiaramente. Più ma Marco, tu che lo sai? Da Monza c'è il diretto a Rofiera? Rofiera? Ah, no, cioè Milano Centrale e Milano Porta Centrale. Garibaldi. Vabbè, allora faccio... Però magari adesso c'è, io non manco da... Non è che mi dovrei fare... Devo fare da casa mia a Sesto San Giovanni, poi da Sesto San Giovanni tutta la rossa fino a Rofiera, ma è letteralmente se tutta. Se no vai a Centrale e prendi l'altra è andare a Centrale e prendere la metro, però... Sì, che è un po' più corta. Se no veramente devo farmi letteralmente tutta la linea rossa. Però forse c'è, magari la cioè io non me lo ricordo, però magari c'è adesso, Io prendevo... sì, da Sesto San Giovanni a Rofiera è sì, un'oretta. Perché è letteralmente tutta la rossa, tutta la città. Però vabbè, salgo e... sono lì. Se no, se avete i soldi, andate col taxi. Fate portare lì davanti. Taxi costa un puttanaio. E qua siete non ricchi. Si può passare. Scusate. Oddio. E come ma si questo è Moro, vero? Sì, questo è Moro. Stavo arrivando. Sì, come ma non si può passare. Andare da nessuna parte. Non si può? Ah, perché è rotto qua. Sperando che non ci siano shock. Qui c'è il lago. Solito. Io darò che non venire shock. Troppo in qua. Quello lì caschi giù. Sì, in teoria. Sì, l'unica è andare anche a Garibaldi. Sì. Anche Monza, sì. Monza, Garibaldi c'è, poi li prendere il passante fino a Monza. Ci sta. Allora, mi togliere tutto questo. Perché fatto, sei, perché hai tagliato di lì, scusami? Perché non c'è la strada davanti. Ah, è proprio chiuso con okay. Cioè, è rotta. E non è neanche riparabile, posso... cioè non è una missione. Sono riuscito a passare lì. Da Monza dovrebbe esserci, a me pare che delle volte sono andato e cambiamo. No, Ro non mi non me lo no, ricordo. No, più che altro ho paura quello. Pure degli scioperi. Se siete se lo sapete voi, ok, io da Monza facevo sempre o Garibaldi o... Cioè, ci sono poi altre stazioni di mezzo, oppure Centrale. Ci metti poco, tra l'altro, Monza è comodissimo. Se devi andare a Milano in generale, guarda, è comodo. Guarda, Gibo, è già successo che la crisi che c'era lo sciopero. Di treni o sì, di... a è già successo svariate volte. Aspetta un attimo. Cosa? Quindi Moro? Vabbè, ci via. Ah, quello è uno? Sì. Perfetto. Vabbè, dobbiamo, Mark, dobbiamo prenderlo anche noi la stessa cosa. Ma io non ce l'ho. Io non ce l'ho. Che non ce l'hai? No, se non ho, io non ho il portapacchi dei camion. Dei tronchi. Vabbè, se no se solo quello di camion tu. E devo andare a vedere, aspetta. Vabbè, a sto punto noi... non serviamo niente noi. Allora, scusami un attimo. Però perché? Aspetta, perché una andrebbe tenuta per tirarvi su. Per componenti telaio. No, Marco. Cioè dai, è abbastanza facile la... La strada per arrivare fin qua non è difficile. Vai a prendere il camion anche tu, Marco. Io lo devo comprarlo. È possibile che non ce l'ho? Non c'hai nessun camion tu. Devo vedere. Vabbè, che posso comprarlo. Tu cos'è che hai in moro di camion? Questo qui è Royal. Io non ho nessun camion. C'ho il Lazo, ovvio. Basta di camion. Vabbè, Lazo però non c'aveva. Non c'aveva. Però non c'ha. Beh, in caso lo. Si può vendere. Beh, Royal, dov'è Royal? Vabbè, io ho 100.000, Sì, no, anch'io ho 115. Posso vedere se riesco a prenderlo. Qual è che va preso? Prendiamo quella a quello di Moro. Non so se altri. Ma mi fa strano che non abbia un cassone per i tronchi. Ma poi, a parte che il Royal io non lo trovo. Pesante, sarà qui. Vado. Fuori strada. Ma io non ho i Royal. Ah, perché noi siamo nella. Mi sa che non possiamo comprarlo qui. Perché siamo nella mappa russa. Probabilmente sono i camion solo russi. Non ci sono quelli americani. Si può comprare qui? No, qui ci sono tutti i camion. Sto leggendo, sono tutti i camion russi. Beh, magari allora c'è, sarà un camion russo che... penso di sì, sicuramente. Come lo posso leggere? Vediamo. E vedi, camion non disponibile in Eurasia. Se no c'è l'Azov. Semplicemente, se vuoi leggere... Semplicemente? C'è. Qua c'è l'Azov con l'Azov pesante che c'è... No, aspetta, l'ho trovato. Il Bor... minchia, costa 181.000. Non ce l'ho. 181.000.
Dovrei vendere se qualcosa. Se no, dovete prendere il un rimorchio, solo che... Eh sì, si attacca al rimorchio. Non so qui come... non c'era mica la... Cioè, a sto punto mi aspettate a me... E io mi prendo un rimorchio e c'ho già questo. Tiro avanti. Dov'è Eliezer? Dov'è il coso? Mi ribalterò assolutamente. Perché? Mi sono ribaltato, ho perso tutti i tronchi, ragazzi. Perfetto. Moro, mi avevi appena detto torna indietro, qua è abbastanza facile. Eh no, aiutare. Ma perché è inutile. Tanto se mi ribalto perdi tutti i tronchi. No, si devi rifare tutto. Ah, devi rifarli? Non posso riprenderli da... Sì. Allora, ma ce li ho ancora lì, ma invece di un pacco enorme di tronchi sono letteralmente tre tronchi liberi nel mio cassone. Perché vedi, io ho il supporto per tronchi anteriore. Ma non... È un supporto, cioè poi ci agganci il coso. Cioè se arriva uno con la gru, solo che è una merda, si fa prima a tornare di là. Ma se io... Ma scusami, ma se all'Azov che abbiamo noi gli metti un... Non si può mettere qualcosa? Aspetta, però io c'ho il Tai. Ah no, il Taiga ce l'ho. Io non c'ho niente. Aspetta che forse il Taiga ce l'ho, aspetta. C'era coso per i rimorchi qui al garage? No, rifornimento... Ma il Taiga 6436, Eliezer? Sì, sì. Devo comprarlo in caso io. Forse ce l'ho, aspetto. Vediamo, sì, esiste rimorchio per tronchi medi, dice... Beh, dov'è il rimorchio? Ma mi fa strano che non ce l'abbiate voi, ce l'ho solo io. Io ho sempre usato scout. No, il rimorchio dici per i tronchi medi. Ma non c'è il coso per i rimorchi comunque, quindi allachi. Io ad esempio sul Taiga che ho io c'ho il trasporto tronchi corto. Cioè non so se da qualche parte c'è. Non c'ho quello medio. Non c'è nessun negozio rimorchio o robe del genere qui, quindi... A noi ci servono i tronchi medi, giusto? Allora sì. A sto punto, se io vendessi il Taiga... Anch'io posso vendere l'Azov e prendo quello che ha Moro. E prendo... No, prendo quell'altro che ho letto da 181.000, che sembra anche molto figo. È quello che ha Moro. Fa... No, non è quello che ha Moro. Aspetta, qual è quello lì che hai letto tu, Eliezer? In che quello sezione? Che io è in sezione pesanti. Camion pesanti, il Boar 45318. Ma è pesante, però. Però fa tronchi lunghi, questo. Però se porta i tronchi lunghi, porterà anche i medi, presumo. Io ho paura di queste cose, Eliezer, che sembrano scontate, ma non è vero. Dov'è il Boar? Non lo vedo lì. Dove l'hai trovato? È nella categoria pesante. Sono lì. Boar 45318. Ci tippiamo un attimo in un altro posto. Prendete il camion e lo portate qui. Volendo anche sì. Ah, no, è che okay, giusto, il primo. È che volevo cambiare, sì, volevo provare. Hai capito? Non lo... rischio? Sì, ma c'è fatto vedere, è molto figo. Lo rivendi per di soldi, però. Lo so, però vabbè, ne ho. Mi lamentavo delle... No, non c'era. Ime, mi lamentavo delle proporzioni, ma le proporzioni sono terribili nel disegno originale, proprio. Ok, sono 230.000. Io mi compro il Boar 45318. L'ho preso. Personalizza, minchia se è grosso. A parte che sia a metà delle proporzioni dello sfondo, che lì non c'entra niente. No, non c'entra in realtà niente. Ha sistemato pure la conchiglia sotto, quindi. È proprio brutto nel disegno originale quella cosa lì. Oh, conchiglia sotto! No, non ce l'ho. Che gag! Ha il supporto e basta, ma non ha lui l'attacco. Cioè, non ha lui il gabbiotto, come vedi tu, c'ha solo il supporto per portare il coso. È una merda, Vabbè, mi tipo da un'altra. Andiamo da un'altra parte. Allora, dov'è che ti dice dove sono? No. Beh, il Taiga credo sia. Non è il Taiga il mio. Ah, comunque mi ha ridato tutti i soldi. No? L'ho venduto 180.000. Dov'è il. Quindi non ci perdi a comprarli e venderli. Dov'è? Ma l'hai fatto, Lenzar? Ho comprato quello là. Ho visto, non ha quello che ci serve. L'ho rivenduto. Mi ha ridato tutti i soldi. Quindi. Ma il mio non c'è. Quindi proprio, che cosa faccio io? Sto fermo. No, aspetta, adesso vediamo. Allora, negozio camion. Il tuo io non lo trovo, Moro. No, quello di Moro non lo vedo. Aspetta, ripetimi il nome. Royal. Non c'è niente di Royal. Ma cioè, è proprio, io non ho proprio la letto prima Royal. Parola è Royal. Io non ho mai letto un Royal. Magari non si chiama... Fuoristrada. Taiga. Royal, eccolo qua. Royal BM17? Sì.
eccolo qua. Non disponibili in Eurasia. No, bisogna andarsene di là. In America. No, ma aspetta, vediamo. Vedi, questo vedi, se vai a vedere i componenti sotto ti dice tronchi corti, medi e lunghi, te li dice tutti. Quindi deve essere specificato, ok? Vabbè, andiamo in Michigan. Comunque, se lo rivendi, te li dà tutto, quindi si può cambiare ogni volta il cane. Ragazzi, io vendo l'azzo a questo punto. Ma sì, li cambiano alla fine, non serve tenerli... È che io uno scout la voglio portare sempre, perché se c'è casino voglio andare con lo scout. Io non ho mai preso camion per quello, ho sempre usato i soldi per potenziare, per degli scout sempre più potenti. No, sì, Zanko, l'ho proprio letto quello. Se serve, lo compro. C'è scritto tutto. Certo, Zibo, sì, effettivamente in Eurasia non ci sono camion disponibili per tronchi medi, non esistono i tronchi medi in Eurasia. No, ma sicuramente ci sono altri camion. Allora, se io vado qua adesso, negozio camion. Il Royal BM17. Non so se c'è. Quindi vendo... Ma non ce la fai a prenderlo? Non lo posso vendere, no. Ma non ce l'ho più, ragazzi. Perché sono adesso non posso più usarlo, quell'altro, perché siamo in Michigan. Royal BM17, qui c'è, è in fuoristrada. No, non posso, io non posso più vendere l'Azov, non ce l'ho più nei miei camion. Perché l'hai lasciato di là, l'hai lasciato. Ma non l'ho mai, non sono mai uscito? Sì, ma se l'hai messo nel deposito, garage, se l'hai messo ma non, sono, sì. non l'ho proprio fatto. Davvero, non l'ha mai usato lui. Ma se lo selezioni, ce l'hai nel garage. Se lo selezioni, te lo consiglia fuori. Te lo mette... E come faccio a riprenderlo? Dovrei andare di là. Se te lo metti qui in uno slot, poi ce l'hai. Allora aspetta, come faccio a tornare di là? Non so come si fa. No, devo farlo io. Sì, perché selezionato l'ho selezionato, però non ho mai fatto niente. Vabbè, io l'ho comprato intanto. E io non posso, o vendo però questo o non lo risulta posso. Fuori strano, non risulta camion pesante. Se no uso lo scout e basta, cioè adesso lo tolgo da lì, uso lo scout e basta, cioè. E no, ci servono tre carichi. Se servono tre lo compro. Prendilo, Marco. Come si faceva a riprendere, non mi ricordo più. X. E rivendilo direttamente di qua, perché andare. Magari non lo puoi vendere. Sì, sì, là. Sì, sì. L'hai venduto? L'ho preso. No, non l'ho venduto. Lo vuoi che lo vendo già? Sì. Se devi venderlo, no, sì, l'ho ripreso. Adesso. Cioè, no, però non l'ho... Vendilo. Ok, l'ho venduto. Adesso c'ho 200.950. Dai. Sì, sono camion che trovi in giro. Un casino, un disastro. Poi di là compro direttamente quello nuovo. E possiamo cambiare anche Filippo, Ma prendi il camion. Era in fuoristrada ed era Royal BM17. Mm-hmm. Preso. E torniamo di là. Lo faccio già. Aspetta, no, aspetta. Bisogna... Sì. C'è da mettere qualcosa? Bisogna far mantieri, no? Sì. Devi fare X, devi avere gli slot vuoti. Sì. Qua. Sì, tutto vuoto. E torniamo di là. Adesso c'ho ancora 78.850. C'ho 108.000. Intanto appunto volendo rivendere tutto. O ne userai perché dovrai potenziarlo qualcosa, magari. Ma sì, lo potenzierai tutto. Anche se appunto è un camion fuoristrada, quindi un camion leggero, non mi garba molto proprio. Fuoristrada sono i migliori. Lì vai in giro dove ti pare. Quello sì. Allora, cos'è che conviene Royal metterci? PM. Allora, personalizza. Motore. Posso mettere solo il... Sì. Io prendo questo. L'unico da mettere è il GB8V. Che cosa? Sono tutti GB8. No, sì. Allora, sì, il 2700T. Perché quello lì ti toglie... Guardati le gomme. È più potente. Ricordatevi le gomme con le catene. No, io so il GB8V 2300C, che però consuma di meno. È meno potente, ma quello ce l'ho di base io. Il verricello... No, io so quello C che consuma Il C ce l'ho di base. Il verricello non so se mettere il medio avanzato o il medio ad alta potenza. Cambio serve qua, non posso mettere niente, tanto sospensioni non posso mettere niente. No, metto il medio avanzato. Pneumatici, ecco, qui magari può esserci qualcosa. Metti quelle a catene, le catene metti. Si mette le catene e dove poi sono quelle con le catene? Quelle fuoristrada? No, quelle incatenate.
C'è scritto due, tre, quale mettiamo delle due? Complete, direi io. Sì. E poi devi, guardate che metti componenti telaio, struttura tronchi media. Messo. Basta, no? Mm-hmm. Sì, vericello, boh, per ora lascio... Comunque non c'è, c'è il climatizzatore, sinistra... posso... Poi non c'è il vericello, dove si vede il vericello? Sto su per i rimorchi. Traino. Dov'è? Traino, cosa hai messo tu, Liezer? Ho messo quello potente, quello avanzato. Quindi non c'è niente. Dai, per i rimorchi, che scrivate prima... Appendici dal garage a sinistra... Cosa usciamo dal garage? Rimorchi, non c'è. Dai, andiamo. Sì, sto aggiungendo delle robe. Vado a mettere verde. Ah, la VD lo devo mettere qui, è vero. Io devo salvare? No, devo ricambiare mission. Aspetta. Il Tatarin te lo metto automaticamente. Accendete le luci. Mamma, come si muove meglio rispetto al Tatarin. Non ho il delay, è incredibile. È un altro gioco, ragazzi, per me questo qui. Ciao, sto prendendo il Tatarin che c'ha 7000 ruote. Però effettivamente è fortissimo a livello di traino per salvarvi. Io soffro un po', però almeno voi siete... Questo, cioè, in teoria vi salvo da qualsiasi situazione. Purtroppo con questi abbaglianti non vedo la strada, ragazzi, quindi... A me non danno così fastidio. E i tuoi? Beh, tutta in prima si fa stavolta, ragazzi. È vero, qui non c'è la... La VD sempre attivo, come l'altro, diciamo. No, devi attivarlo subito. E l'Elio, lo pensavo io, era sempre attivo. Fatto botta. Fatto bottas. Sto andando un po' troppo veloce. Cioè, quanto forse veloce va, però, rispetto al mio camion? Sto cercando. È molto più leggero questo. È la tua piccola botta, ragazzi. Che devo Catronio fare? Dobbiamo stare attenti, questo è veramente veloce. Ma ormai sono navigato, Un alberello in mezzo alla strada. Lo calpesto con disinvoltura. Sì, si sente tutta l'instabilità. Così. Senti come ruggisce ogni tanto. Proprio sembra un animale. Grazie, Lazy. Grazie, Lazy. Grazie, Lazy Guy. E qui siamo. Voglio proprio bisogna andare a destra. Allora. Fallo. Fallo tu, Lieter, dai. Dopo, quando arriviamo là, i trucchi. Non te lo farà mai, papellone. Beh, aspetta, mi sa che sei un cesso, ecco, comunque. Qua, per esempio... Intanto ti rispondo io. Qua col Tatarin vai come se fosse strada normale, però. Mi sa che sei pecoro, possiamo dire. Come passare più di là. Liezar? Sì, dovevi passare di là, devi stare sulla neve con questi cani. No, sì, però se mi tagli la strada davanti non è il massimo. Tanto lo faccio. Dov'è la strada? Allora. Beh. Il mal di testa misto giramenti nausea che ho è premonitore di un'influenza che mi metterebbe lo stare a casa, e quindi la goduria. Speedrun e gorgonzola. Benissimo. Che sinonimo di goduria, effettivamente. Quindi sì. Poi di qua bisogna andare. Sì, qua bisognava andare giù. Sinistra, facevi la. Speedrun e gorgonzola, una delle mie prefe di questo oracolo, comunque. Ma lei ti ho scritto su Telegram, rispondimi, dai, per favore, dai, rispondimi. Oh, dai, Valerio, ti ho scritto, ti ho mandato la gif di uno nudo col pisello di fuori. Per favore, rispondimi, Gibo. Madonna, oh.
forse non devo girare di qua. Sarebbe stata meglio qua, ma sì, ti avrà mandato allora qualcosa su Ciccio Gamer, oppure... Boh, che cazzo ne so. Ma aveva mandato due qualcosa, neri che si baciavano. Qualcosa... Oddio, dovevo andare prima. Qualcosa che avrà preso dal gruppo di Dario Moccia. Tanto quello fa. Il minifidatore preferito. Appena raggiungi il treno un po' più compatto, parte a 300 all'ora. Dove siete voi? Fai vedere. Vi aspetto un pochino qui. No, questo non è vero invece. Vabbè, ti chiedo scusa allora. Arrivo subito comunque. Un secondo. Marco, non andare così garibaldino che un attimo che ti esplode tutto sotto il culo, eh. Mi sono accorto ogni tanto che mi fa putz. Ho fatto putz e mi ha fatto meno uno qualcosa. Era il sassolone. Fammi spegnere il modore. Sono abituato col Tatarin che mi ciuccia con una cannuccia. Mi piace dire, comunque non è carino dirlo, Gibo, va bene? Infatti non dovete dire cosa... Cosa non vi piace di altri colleghi, anzi. Un complimento, i complimenti vabbè, tanto non danno fastidio a nessuno, ma se devi dire merda... Non... Se scrivi Poliquizzo stai sul cazzo a me, Doglia, va bene? Poliquizzo, stai zitto, coglione! L'enigmista! Ibe che scrive che sono con Gibo, la stiamo perdendo, Ibe. Ma giro, gli farei un culo grosso come una casa a quegli netti. Questa non era un'offesa, si fa in amicizia, chiaramente. Da mo che è persa Ime, ha voglia. Allora, qui era tutto un merdozzo, vero? Dai, per favore. Non mi ricordo qui com'è. Ma non era meglio fare... Se giro tutto a sinistra è uguale? A me stai dicendo? No, a destra era meglio. Ok, provo a girare. Vabbè, ti aspetto. Però in realtà se ti pinzi ce la fai a far tutto, eh. Sicuramente sei un bastardo. Ma no, non... ma non ti supero. No, no, è che mi sei passato dietro. La telecamera mi ha fatto un headbanging incredibile. Sì, Gliezar, passa a destra qua che ti risparmi. Aspetta, che ho selezionato la missione sbagliata, che qui ne abbiamo una qui. Meccanico, antichità da salvare. No, cos'è quella selezionata? I tronchi della discordia. Dove no, aspetta, ho sbagliato. Allora non è salvata quella giusta. Maledetti tronchi. Hobbies. No! Il cursore che si vede fa fastidio. Ma io a Gibo gli voglio bene, certo. Anch'io. Ma rare volte ormai. Io no, io, no, voglio io gli voglio bene. È che è la persona che mi rompe il cazzo di più in tutta... Che ho mai conosciuto in vita mia. Tedioso come la merda, sono, proprio. Sono girato, esce, sono girato, sono girato. Si sta rigirando da solo. Boh, non sono d'accordo, sei solo un po' stravagante, dai. No, non mi rompe proprio le palle invece. Gliezar, fanculo, Però posso attaccarmi con... Se sei capottato non ti puoi attaccare con una sega, mi sa. No, ciao, avvocato! Mi ha attaccato, okay. E forse... Grazie per i 25 mesi. No. Grazie mille. Grazie, avvocato. Sono una persona che non odi. Il capo, innanzitutto. E devo per forza richiamare, non abbiamo i miei colleghi. Non credo che puoi tornare in... No, non credo sia una cosa buona. No, non era Valerio. Valerio non lo odio. Vale, il tuo prefe, hai detto. Il mio preferito, sì. Devo attivare più. Più garage, non odio un sacco di gente, non odio. Forse garage... C'erano più garage da attivare, sono d'accordo. Però vabbè, è che il viaggio lo devi fare. No, il garage ce n'è uno in... il più odioso di tutti. Certo, uno per mappa, sì, però almeno lo mettessero un po' più in centro, non sul bordo. Almeno di solito nel gioco a FIFA. No, te proprio perché non ti giro, odio. Non devi essere odiato. Io te giro ti odio. Vabbè, l'hai fatto felice. Ragazzi, mi sto pecorizzando. Sì, era per quello, era solo per quello. Ce l'ho fatta.
affezionato quello di... Io non odio nessuno. A parte, due punti, no. No, non devo andare così veloce per recuperare. Poi io non vorrei che basta un carico di tronchi qui. Perché quando, quando mi sono ribaltato, quando mi sono ribaltato, sono diventati tre tronchi quelli. Però quelli li considera già tre. No, Leron, io vi voglio bene a tutti. Mi andate bene. Vabbè, Marco è solo falso, ragazzi. Non è... Vabbè, poi se mi fanno. Qualcuno non mi piace, glielo dico e via. Però per ora mi vanno bene tutti. Beh, io non glielo dico a quelli che non mi piacciono. Se poi lo devo bannare per qualcosa, gli dico guarda, ciao. Buonanotte. Bella spiegazione, ciao. Ho capito, se fa tanto lo saprà, se lo banno glielo dirò. Ma io non odio solo quelli che, anzi, quelli che banno di solito è perché non me ne, cioè, non me ne frego un cazzo, non li conosco. Marco, dove sei? Ah, sì. Come funziona? Dobbiamo andare lì e fare Poppy Pots? Sì, tronchi medi, mi raccomando, eh. Dentro l'area verde, giusto? Allora, gestione. Tronchi medi. Carica. Ma dove vanno portati? Perché non poi ho l'altra estensione. Al quindi garage. Ah, quindi da ritornare. Cioè, più o meno lì vicino al garage, comunque. Allora, ci beccheremo metà. Aspetta che arrivo, Moro. Qua, mamma mia, ciuccia veramente tanto meno. Issa! Se mi danno la chiave lo faccio io, Giro. Non l'abbiamo chiesta. Se mi arriva lo faccio volentieri. Mamma mia, ma perché non ma si ci va? Sarà, non ci si sarà muove una più campagna con la storia nel... In sai che non mi ricordo se l'avevano detto. Quindi bisogna fare la strada al contrario? Eh già. Allora, qui prima sono finito male. Mi sento male. Pesante, ragazzi. Adesso passeremo da destra. Io aspetto Marco, che se non glielo dico fa la mia fine. Eh sì, conviene che mi dici qualcosa. Adesso mi aspetto a ribaltino entrambi Moro Mark. Grazie che hai messo l'asterisco con entrambi. Non vedo il davanti. Sto cercando di non andare troppo veloce, però. Paura. Perché cazzo si attacca a quel pezzo di merda? Moro è lì, ok. Non bisogna andare a sinistra lì? No, non era sì. Non mi fa selezionare. Devo fare qualcosa in particolare qua, Moro? Devi andare più a destra. No. Più a sinistra. Sei dietro di me? Sì. Devi fare quello che ho fatto io, solo che non io mi devo appiccicare. Sarai andato verso destra, immagino, vedendo come sei posizionato. Sì, sono a destra. Però è un casino, eh. Poi ti attacchi a me tu. Sì. C'è un problema abbastanza grosso. È che le strade che abbiamo fatto adesso sono con solchi di tre camion e sono diventate un po' si più fa, si fa. Vai, Mor. Occio, vai pianino lì. Grande Giove. Oddio. Sto accelerando veramente col contagocce. Grande. Topperi Alel. Eliezer, quello è normale, cioè lo è sempre così, purtroppo, se passiamo si incatramma. Ma il fatto che dovete passarci anche voi adesso. Ma, aspetta, lì è nella tua... cioè, da noi sarà discesa, dove sei tu? No, è in piano, quindi non cambia nulla. No, anzi, è leggermente in salita per voi. Perché hai fatto così, Mor? Vabbè, perché c'è la merda. Lì davanti, purtroppo, c'è un culo. E non ci si passa? No. Ci ho già provato.
Sì, un po' vibe da farming perché portiamo la legna, c'è, dai. Sì. Leggermente. Basta, non vedo l'ora di portare, di ritornare a arare i campi, eh? Che poi in realtà mi sto divertendo, a me piace SnowRunner, mi sto divertendo. Non vedo l'ora di farming. Dove dovevamo andare? Come da Buster Rhyme. No, dritti. In mezzo al biosco. Ma come mai sei così indietro tu, Liezza? Ah no, noi abbiamo cambiato strada. No, sei ribaltato. Buttato. Devo rifare tutta la strada. Perché già ripicato sui tetti delle case. Sarebbe figo in realtà anche tipo fare un server, solo che sarebbe solo quando giochiamo noi, perché poi... Però fare tipo un server aperto di... Oh, occio. Sare a sinistra. Un server aperto a tutti di farming, dove ognuno si prende il suo appezzamento di terra. L'avevamo fatto noi, ti ricordi, con gli altri? Sì. C'era Davide che aveva finito tutto in due giorni, però. Esatto. Classico di Davide, che iniziamo un gioco, lui il giorno dopo mi fa: Marco, io ho finito, e ho finito anche il DLC. E tu, ma Davide, io sono all'inizio, non so come hai fatto, però... Marco, qui adesso la situazione è un disastro di merda, eh. Io ho una paura fogghiuta qua. Ah, qua mi ricordo che è successo. Passiamo adesso come facciamo con... Io mi ribalterò. Spazio. Io mi ribalterò. Ti prego, non c'ho il mio tatterin. Moro, piano dolce. Ce l'ho fatta, non so perché, ma ce l'ho fatta. Marco, io per favore non fare il rischioso, Sto facendo piano piano. Oddio, oddio! Tranquillo, Moro, ho tutto sotto contratto. Non è vero, qui un cacao. È lì dove mi sono ribaltato io. Come qui, ma non è vero. Eh sì, lì in salita. Aspetta un attimo. Ma ci sta, che si sia ribaltato. E non so... Sulle rocce mi sono ribaltato. Sì, sì, ci sta. In realtà sì, da arrivare da sotto un casino. Ma mi sono ribaltato anch'io lì... la volta prima, quindi... Questo è Simone detto... Ma io me lo sento sempre in pendenza sinistra, mi sto cacando sotto. Ma tu sei in prima? Mi scatta! Oh mamma mia. No, non sono in prima. Mi fa male il collo, ragazzi. Devo stare dritto adesso per un po'. Eccoci qui, pronti. Però se Liezza non fa il suo, siamo comunque incatramati. No, adesso no? Esatto. Vi raggiungete con le auto easy. Facciamo che qui non sia uno garibaldino come prima, dai. Allora, passare a destra la... Mi hai tirato un sasso, bastardo. Chi? Tu me con la gomma mi hai fatto... Mi hai pinciato un sasso sullo schermo. Vado. Fallo, Uja! Ma non può dondolare così! Andiamo da Buster Rhyme. Dai che non manca molto, forza. No, no, ci siamo solo quasi. Solo quel pezzo in alto. Qui. Dove ci sono i lastroni? No. Lo faccio tutto in prima questo. Dove c'è il laghetto piccolo nel mezzo? Sì. A destra dove c'è il palo. A destra del palo, se no ti devi tirare con gli alberi. Però devi passare. Tutto in prima qua, tutto in prima lo voglio fare. Tutto in prima, fai 5 cm al minuto. Lel. Doglia, sei un oiettatore veramente. C'hai anche la faccia da becchino, se posso permettermi, va bene? Neri Marco Re. Sempre Neri Marco Re. E perché così sfaticoso qua? Ma tu hai detto becchino perché ha quell'espressione un po' senza emozioni ogni tanto, no? Quello sguardo vitreo, quasi. Sì, sì, sì. Ma qualcuno avrà fatto. Non è da bocchino, comunque, coglione. Fare un po' di trick. Ecco qui, un piccolo albero l'abbiamo flettuto. Adesso facciamo gli altri, eh. Sì, tanto con tutti quelli, i loro cadaveri sulla mia schiena, oh, quindi. Questo comunque fa molto riflettere questo gioco, eh. Se ci pensate, io non riesco a muovermi sono qui.
per adesso più di 100 litri di benzina, disboscamenti, certo, strade certo, smerdate, certo, tutto per portare dei tronchi. Quanto è costoso, portare dei tronchi. È un disastro. Vedo le vostre cuscini, dove siete passati. Ok, un figlio di Fazio, ora posso andare. Comunque sono sempre pendente. Di fame. Oggi cosa mangiamo? Ah no, oggi dobbiamo andare via a prendere le cose di Halloween, io, Frank. Non ho messo le lucine di Halloween, io non ho addobbato niente in casa. E quello non c'ho niente neanche io. Ha detto che lei mi fa. Ha detto che faccio pensare a lei. Io non sono buono. Oggi trovo qualcosa, dai, trovo una. Metto un qualcosa di arancione. E basta. No, no. Come hai fatto, Moro? Chi? Moro è il soggetto sempre. Ho tirato con il cavo. Lo sai che no? Aspetta, prendi un albero più duro, Marco. Ma caso. Sono andato a sinistra perché a destra non. Marco, allora prendi a destra in caso. Cioè a sinistra non riesco. Ma ti muovi, ti stai muovendo? Sì, adesso sì. Sembrava di no. Non lo so. Ah no, è vero, dobbiamo farci. Io mi devo fare l'albume, ragazzi. Che sfigato. Lo sapevo, mi faceva una roba del genere. Devo fare l'albume, dai. Con un po' di verdura, adesso vedo. Allora, verricello, fammi mettere il verricello in un punto tatto. Non si mangia più, Star, perché? Meglio l'albume. Ecco, poi sono io lo sfigato. Cioè, io sono sfigato, però dai, viewster. Un ottimo per i Zimbros, però dai. Cioè, neanche essere ridicoli, Sì, giro, solo che tu sei rimasto Jim, bro. Io sono diventato Jim. Dai! Forza! Io ho comprato, ho fatto la spesa sabato per comprare le mie cose da Jim, bro, no? Che non sono da Jim, bro, le cose che ho preso io. Sono solo cose un po'. Come ho preso delle gallette al grano saraceno. Sì. Anzi, che schifo che fanno. Cioè, no, non è vero che fanno schifo. Mi pare di averle mangiate. Non è vero che fanno proprio schifo. Però le ho provate con. Siccome ho preso anche il burro d'arachidi. Tra l'altro, proprio il burro d'arachidi, quello 100% arachidi della Conad. Perché era quello che costava anche io giro, stessa cosa. Ma infatti non lo mangi così. Ma a me non piace. Cioè, a me piacciono gli arachidi un casino, ma è troppo forte il burro. No, a me piace molto, però se lo metti con la marmellata è molto buono. Però ho provato non quello, perché ho preso anche la crema di nocciole. E 100, non la trovo! 100% non la trovo. Nocciole. Ma non ragazzi, la trovo. Forse era meglio di no. Io l'ho trovata con le percentuali molto più basse, io la volevo prendere. Ma infatti non forse è meglio un 70% nocciole, perché 100% nocciole, allora, è liquidissima. Sì, è proprio liquida, liquida. E poi, allora, sa di nocciole, è proprio nocciole. No, non è spessa, è proprio liquidissima. Allappa un pochino. Anche io quella che avevo presa era liquida. Le nocciole allappano un po'. Dipende da cos'è il 30%, Moro. Beh, di solito è. Cos'è? Burro. No, burro non credo. È di solito è zucchero. E altre cose. Porco Giuda. Marco, che schioppo che ho sentito. Tra l'altro ho preso una botta mentre mi hai fatto cagare. Cos'è? Però, cioè, in realtà è molto buona. Sa di nocciola proprio. Di nocciola. Non nocciola tostata o nocciola quelle che mangi così di frutta secca, proprio di nocciola quella dell'albero, di avellino proprio, sa, capito? Grazie. Marco, dai che ci abbiamo da lavorare qui, smettila con la figa. E non di peanuts, peanuts sono le arachidi, non c'entrano. Peanuts sono le arachidi, sì, non c'entrano, non sa di arachidi, sa di nocciola. È un sacco buona, però. Riding no. Di cosa sa di avellino? Di avellani. Sa avellino, no? È molto buona, però appunto con le. L'ho messa nella galletta al grano saraceno, che c'ha un sapore di merda. Non è vero che c'ha un sapore di merda, però c'ha un sapore proprio di cartone un pochino. E con quella lì sapeva proprio di merda. La combo era proprio una merda. Ho parcheggiato proprio in mezzo al cazzo. Un attimo che gestisco il carico. No, infatti vale solo uno, vale. Arrivo. Venitemi incontro. In caso con qualche pezzo di ricambio la benzo magari. Aspetta, Marco, che posso. Riesco a girarmi bene. Mi levo.
Prego. Un po'. Però è buono, cioè l'odore, sta crema sa proprio di nocciole, cazzo che è buona. E poi appunto ho preso questo cazzo di cos'è il grano saraceno che sanno però di... Ma mia mamma vuoi che vengo col Tatarin? Venite con dei pezzi di ricambio e benzina, tanta benzina. Arrivo col Tatarin. Non so perché cado anche tu. Sto consumando così tanto. Io prendo lo Yargul. Ah, guarda, provo a prenderlo anch'io lo Yargul, non lo uso da un po'. Anzi, prendo la canna. Sì, no, poca benzina, di fare no, poca benzina. Ho consumato. Te l'hai, ho portapacchi, nel portapacchi ho 300 pezzi di ricambio e della succhiosità. Tra l'altro poi mi sono preso, perché dicevo settimana scorsa, mi sono messo le gomme, sì. Metti di 4x4, ma... Mi sono messo. Dicevo settimana scorsa che adesso se faccio tapis roulant, poi sto vivendo con... che ho sempre fame. Stavo normale, cercando Moro. Qualcosa appunto di da mangiare che non siano le merendine e robe così che fanno male, magari qualcosa di un pochino più quello ah tranquillo. Merda che? No, sì, portatemi urgentemente così il cambio, ho il serbatoio rotto, ecco perché sto consumando così tanta benzina. Arriviamo. E no, mi sono preso tipo le... No, esatto, no, ma in realtà me la tolgo la fame, ma non è tanto quello... Mi si è spento il tempo. Ridi. È stato bene. La macchina proprio si è intristita. È andata a destra. Ho visto proprio il musetto vai, triste. Vai. Non è tanto il fatto che mi facciano passare la fame, anche proprio perché tipo dici mangio fate una le clip, frutta. Amici, fate però le la, clip. La frutta appunto non mi fa passare la fame per niente. E quindi mi sono preso tipo delle quelle barrette tipo fitness, e cereali, frutta secca e frutti di bosco tipo. Mi piacciono, mi piacciono anche mi troppo, ne vorrei cracker. Mangiare 18. No, non un cracker no, non ce la faccio. Poi mi sono preso le gallette, mi sono preso tipo i fiocchi i fiocchi di latte, tipo la iocca. Ci sta, anche quello li prendo spesso. Così, che magari sai che fare come formaggio merenda. Io prendo anche il greco e anche il primo formaggio sale. Cos'è vabbè. Il greco? No, il formaggio greco, scusami, lo yogurt greco. La feta e il primo sale. Figo. Finito il carburante, è proprio il serbatoio bucato. Aspetta, hai bisogno, Morro? Quindi Wave Fitness, è un pochino, cioè più che altro, cioè faccio il tapis roulant, mi sono preso il tapis roulant e mi sto... Cioè, c'ho a me la feta piace. La voglia di farlo perché... No. Sinistra, no? Sempre. No, vai dritto, sì. Vai dritto. La voglia di fare il tapis roulant più che altro perché mi metto a leggere mentre faccio il tapis roulant. Che sembra scomodo, però ce la faccio, tranqui. Cammino, non corro col tapis roulant, però giusto per... Sudo come un porco, quindi vuol dire che funziona. Esistono ancora mod di Snowrunners. Non le usiamo noi. Sì, però non ce l'abbiamo noi. No, leggo. Cioè, o leggo o guardo qualcosa, però adesso c'ho da leggere, quindi leggo. C'ha il coso per appoggiare il tablet, volendo, il tapis roulant che ho preso. Oh, madonna, ma qua come facciamo? Velocità vai, Moro 4, 4 e mezzo, 5. Faccio proprio camminatina spedita. Era di qui giusto, non abbiamo sbagliato. I frutti figurano come formaggio fresco. Sì, ma non mi... No, ma aspetta, Moro, era giusto di qua, mi stava venendo sì, dubbio. Sì, giusto, giusto. Ma dritto? Sì, sì. Ce la faremo, boh. E che il... I fruttoli, ma in realtà anche gli yogurt, così e basta, non mi saziano. Cioè mi... Sì, ma il fruttolo ha tanti zuccheri però, eh. Ma non credo, sai. Il fruttolo credo abbia abbastanza no, zuccheri. No. Non è, ma non è malsano, bambini, però... No, ma non è malsano, però penso che no, non sia credo. Di meglio. Aio. Non perché credo ne abbiano lo yogurt greco così con tanti. Il credo caffè, abbiano spesso. Quelli... Io mi facevo lo yogurt greco e poi mettevo il dolcificante o il caffè o... A me lo yogurt ma greco lo yogurt i primi greco, tempi faceva schifo, poi dopo perché ci ho fatto tanto. Ma poi a mangiarlo così mi stucco la bocca proprio. Cioè ci aggiungere... ho preso anche dei mirtilli e delle more in realtà. Ah, ho provato a fare il porridge sabato.
Era di quelli istantanei, tipo della cameo. Mi faceva un po' cacare, ti dirò. Quello di solito ci devi sciogliere dentro un pezzettino di cioccolato. Ci ho messo un po' di crema di nocciole lì, visto che era liquida, e gli ha dato un po' il sapore. Però ma anche va bene un po' di cioccolato, ti dirò, preferisco non mangiarlo, ecco. Non va un cazzo! Sì, Damiano. Qua abbiamo le catene, che proprio fa schifo questa qua. Ma Liezar è morto o... Eh sì. Cioè, fermo Liezar. Senza benzina, non posso. Vado con la... Marco, mettiti la prima lì, la... Cos'era, la L? Sì. Tanto va uguale, ma consumi di meno, così. Consiglio la marca che ho mandato tedesca, il top, ma non eviterò semplicemente. Se mi fa proprio cacare, fa, sta sta a me non dispiaceva il porridge, sta pappettona, no. Cioè, piuttosto mi mangio latte e cereali, letteralmente, quelli... non beh sì, non è malsano comunque. Eh no, appunto, cioè piuttosto mi fa proprio cacare sta pappettona di merda. Chiaro, se ti prendi i cereali, quelli che sono 70% cioccolato, quelli magari rimetti, no. Il culo, rimetti. Che mi manca poco. A me di solito i cereali mangio il muesli. Che sono sono molto zuccherosi, Sono grassi, ma sono grassi sani. No, perché grassi sono zuccheri. Eh beh, cioè, c'è la frutta secca, quelli sono grassi sani. No, pensavo più al miele, robe del genere. Cioè, c'è un sacco di zuccheri, comunque, vabbè, sono carboidrati e tutto. Io ho visto quelli al riso che non li mangiavo da veramente tanti anni, però anche quelli ci stanno, sia al cioccolato che non al cioccolato. Arte che muesli, come anche le barrettine quelle fit, sempre solo frutti di bosco, frutti rossi. Ma perché tu ce l'hai col cioccolato, però... Ragazzi, ho rotto il cazzo veramente il cioccolato. Io cioccolato, oppure sono quelli al riso sempre, ma sono quelli bianchi, che non mi ricordo, ma è una roba più americana. Che non è malsano, cioè so che è americano uguale malsano, però in quel caso no. Tutto al cioccolato ci avete, ma avete rotto le palle. E qua Masuka ci sta bene, però Moro, Infatti anche la Nutella, mangiatevi la merda, io mi prendo quella solo nocciole senza il cacao, che è molto più buona. Ma poi i frutti sono più per buoni, noi. Che cazzo. Ma soprattutto mi mangio il frutto. Cioccolato, voglio cioccolato. Io ho voglia di sentire un sentore di cioccolato. Infatti, prendo quello amaro. Amaro prendo sempre amaro. Anche, io il cioccolato ho bisogno sempre durante ma la giornata. Ma c'è ovunque, se ho capito. Mangiarlo nella mia dieta non è ovunque. Io parlo con quelli ovunque, veramente. Cornetto sicuramente si mette nel culetto, però con la marmellata. Allora. Cornetto me lo puoi ripara dare? Ripara prima. Ripara. Ripara lo IAR il mio. Royal serbatoio. Ho fatto una piccola. Sì, ho fatto una piccola. Sì, ma è come cazzo hai fatto a distruggerlo così? Perdonami, Perché ho cercato di far veloce per la sei un cesso. Che fa? Che fa? Aspetta, che devo mettere la benza. No, cornetto anche vuoto? No, che vuoto cazzo mi fa. Vai, Liesa, metti il freno a mano, metti. Cioè, è buono, però mi fa tristezza. Lo prendo perché sempre con qualcosa il cornetto. Ok, ok. Ho messo 120 di benza. A me poi piace la croccantezza. Devo darti qualcosa anch'io? Per ora no, per ora... Aspetta, come... Non so se avete delle ruote di ricambio, non credo. No. Io ne ho una. In teoria. Provo a dartela. Prova. Aspetta. E allora, sì, ripara. Okay, l'ho messa. Posto. Sì, sì, è a posto. Non è più rosso. Un attimo. Qui è un casino. Oh, qui vai pianissimo, che qua ti ribalti. No, beh, se lo devo ma io pure se lo devo pucciare nel cappuccio la prendo sempre a qualche gusto. Vuota mi dà fastidio prenderla vuota. Prendo sempre poi mi puoi mettere, cioè, a me piace la crema, mi piace il miele, mi piace il cioccolato, mi piace quello che vi pare a voi, però voglio un gusto, perché vuota Zaroide. Per quanto mi piace strano vuota, che fa... No,
a me il cornetto con la marmellata d'albicocche è top. Il cornetto mi piace, ti ho detto, forse lo prendo di più al cioccolato, però mi piace in tutti i modi, pistacchio, marmellata, crema, cioè va bene tutto. Alla marmellata, i flauti in generale vaffanculo, giro, cioè erano orribili. Flauti, mamma mia, veramente una merda erano. I flauti sono proprio brutti. A me facevano cacare anche da piccolo, poi ho sbagliato tutto, scusate. Un caso particolare, ma minchia. No, da piccolo erano buoni, mangiabili. No, quello vuoto proprio non ce la faccio. Per no, quanto mi piaccia, no. Però vuoto proprio non, cioè dico piuttosto mangio un'altra cosa allora. Però concordo con Beck, cioè avessi io poi non lo faccio perché sennò divento un ciccione tempo 0-2, però il cornetto lo mangerei ogni 2 secondi, è troppo buono. No, quello anche io sono buonissimi, però proprio mi piace la fragranza, tutto, è troppo buono. Andata in negozio, mi sono emozionato a vedere le brioche, anche se si sbriciano ho dovuto prenderle, mi mancavano tanto. Che bellina che sei, Daniele. Io la voglio abbracciare sempre, Daniele. Le brioche, qualsiasi cosa mi dice, io non ce la posso brioche fare. Sono le Kinder brioche. Brioche. Quelle che si sgretolano completamente, che poi te le devi aspirare, te le devi pippare. Dai, subito. Non è periodo Moro, però sì. Purtroppo quelli lì o così o non puoi. No, cioè però fa figo, va messo proprio. Sì, sì. Poi con la bustina di plastica la rigiri un po' e la usi come cannuccia, no? Però erano effettivamente di sapore, erano le più buone quelle. Però erano impossibili da mangiare, quindi le Kinder Peeps. A me piacevano quelle a scacchi, mi piacciono, che c'è il cioccolato. Ma quelle erano già troppo molto più moderne. A parte sì, che anch'io me le ricordo, magari che ero già grandicello. Un Moro Tapis? Sì, faccio tutti i giorni. Se no, il pane ciò, si chiama colazione più... No, il pane ciò. Quelle a scacchi, sarà inutile, il pane ciò. Sì, uno deve andare avanti, effettivamente. No, anch'io in realtà c'ero io, ho sbagliato strada, ma hai superato, però. In realtà ce la puoi fare se ti attacchi agli alberi. Sì, no, siamo passati. Era più veloce con voi. No, ma ti ho detto, c'ero io davanti. Che poi quando non è più veloce con noi perché qui non andiamo noi. Ah. Non si sa perché. Anzi, mi attaccherei a te quasi, guarda. Ah. No, a me serve attaccarmi, però. Quindi. Vabbè, Allah. Vabbè, pian piano. Molto piano. Ma... Mi viene voglia di recuperarlo e prendere il tatarino adesso. Ma credo sia l'ultimo pezzo. Sì, sì. Amore, perdonami. Cosa? Sono le 13, mangiare, sono poi dobbiamo mortacci, vero? Poi dobbiamo salvare la gente, dobbiamo portare lì. È vero che sono le 13. Come passa il tempo quando ci si incula, eh? Ma no, c'è anche questo pezzo. Ma quello è più facile. Tardissimo, sì. Com'è che non mi sto ancora muovendo, maledizione? È che è andata qua, Marco? Devo ancora passare la parte più brutta io. Sei Irmir, grazie mille. Irmir, grazie mille. Qui è diventato una merda, com'è possibile? Siamo passati 15 volte. Con delle, sì, con delle cose catrame, gigantesche. È petrolio, che cazzo è? Come, ma siete ancora qua? Non ci stavate seguendo, bastardi. Siamo ancora qua. È arrivato. Fammi vedere il tuo gameplay, Messengino, eh? Vediamo quanto sei bravo. Dai. Olio, cuore, pelle e merda. Sono incaccato, eh. Tocca per me bannarlo, che denunciarlo alla finanza. Sì. Dai, Roma. Schifezza questo posto. È anche un posto di merdaccia, eh. Come avete fatto? So. Ci sono passati 6-7 volte con camion, più varie auto, c'è tutto quel pulire.
Oh, la strada, ragazzi. The street. In inglese. Per chi mastica bene l'inglese. Era bello, Umberto, perché l'ho visto in fumetteria, ma non l'ho voluto prendere. Sono incastrato nel legno, ragazzi. Particolare. Ora è caduto. Sì, ma io sono ancora qua nel pantano, ragazzi. Voi mi sa che siete usciti, che vi siete un po' aiutati a vicenda, ma io sono merdato completamente. Sono solo, Marco, sei una pippa, purtroppo. Vabbè, dai, fammi vedere dov'è il Liezzar. Ah, dovrebbe farcela Liezzar, sì, da solo, sì, però. Noi l'abbiamo dritta, fatta. No? Vai a consegnare questa merda, per favore. Altrimenti rischio di diventare blasfemo. Vediamo, vediamo. Godo. Godo. Musica country di ricompensazione. Recupera. E vaffanculo. Recuperate tutti, che se non ci mettete i camion di cazzo in giro. Vai. Vai. Allelilla. Stasera il gioco del pallone, da veri... Stasera c'è FIFA. Puoi chiamarla Bar Sport, per favore? Stasera parliamo di figa. Ricordamelo. Parliamo solo di figa. Devo stasera. Metterlo adesso. Dai. Chat, un salutone, grazie per essere passati. Ah. Ciao belli. Ciao belli.